In questo tutorial di Arcadia vediamo come poter gestire, importando un file DWG semplice con dei testi di quota, come sfruttarlo per creare quello che è un piano quotato di riferimento. Infatti, nel modulo terreno, quindi abbiamo piano quotato, possiamo utilizzare la funzione converti numero in punto quotato. La cosa importante e principale è quella innanzitutto di andare a definire una vista di lavoro, però con unità di misura in metri. Quindi andiamo qui su vista, crea vista, proprietà, scegliamo unità di misura in metri, qui in questo caso già l'abbiamo definito, e andiamo a inserirlo all'interno dell'area di lavoro. Inseriamo a questo punto gli assi della vista. Fatto questo, da terreno posso andare a cliccare converti numero in punto quotato. Mi chiederà di selezionare tutte le entità testo che rappresentano la quota. Quindi vado a selezionare in gruppo queste quote, ok, sono selezionate. Semplicemente tasto destro del mouse mi va a generare quello che è un piano quotato, un modello tridimensionale del terreno. In questo modo io poi posso sviluppare quello che è il mio progetto del piano di lavoro, quindi del mio edificio, riferito appunto alla quota del terreno. Come si procede? Semplicemente andando quindi a creare quindi quello che è un nuovo architettura, un nuovo edificio. Ok, sul livello piano di lavoro e proprietà del piano andremo a definire l'altezza base, il nostro 0 corrisponderà all'altezza sul livello del mare intorno alla quota definita appunto sul piano quotato, intorno a diciamo 623 metri. In questo modo lui si va a settare l'inserimento del muro su quella porzione di area di terreno. Adesso prendiamo come esempio, ecco qui, vedete, se io vado a ingrandire, vedete appunto che si è creato il terreno, sopra il terreno appunto la mia struttura. Eventualmente io posso adesso andare a fare anche uno sbancamento automatico in modo che mi permetterà quindi di tagliare e svuotare quella che è la porzione del terreno che rientra appunto ricade all'interno della mia struttura.